Ultima edizione di Stadio Nisi Studio Marco Cullà. E alla fine ha vinto il Palermo nel lungo braccio di ferro con il Varese. L'ha spuntata la società rosanero, che si è aggiudicata Craf Lazare, esterno sinistro italo-marocchino, che va ad impreziosire la rosa di Beppe Iachini. Un colpo importante con la messa a segno dal Palermo, che va a rinforzarsi su una corsia che dopo l'addio di Balzaretti è stata praticamente nulla. Lazare arriva come alternativa da Prelà, ma già ad Empoli potrebbe rientrare tra i convocati, visto che da Prelà è squalificato. Al Varese andranno 300.000 euro di conguaglio già adesso, mentre i restanti 900.000 verranno versati a giugno. Lazare già oggi sarà a Palermo per conoscere squadre e allenatore. L'esterno sinistro, un buon tocco di palla, gioca bene sia in fase difensiva che offensiva, abile a saltare l'uomo e a collaborare nell'impostazione dell'azione. È giovane, a margini di crescita e può davvero essere una pedina importante per Beppe Iachini. A Giorgio Perinetti va certamente un plauso per il mercato invernale. Doveva fare poco, ma invece è riuscito a fare tanto. Innanzitutto ha portato in rosa giocatori di categoria come Vitiello e Maresca, ha preso Lazare, giovane interessante che piaceva anche al Napoli, e poi è riuscito a trattenere anche per questa sessione pezzi da 90 come Sorrentino, Hernandez e Muñoz. Sì, perché sia Sorrentino che Hernandez avevano richieste di mercato, ma il Palermo è stato forte, ha resistito e li ha trattenuti per proseguire la marcia verso la massima serie. Mercato in uscita, Loris Varela è andato al Bari, San Severino al Perugia e il giovane Goldaniga è stato ceduto in comproprietà alla Juventus, proprio dalla Juve. Per adesso in prestito al Prato arriva l'attaccante Lanini. L'Aquila ha preso in prestito il giovane maltese. Zerbo va alla Federal Pisalò, resta Bacinovic, così come Aronica e Vasquez, che però potrebbero rientrare tra i fuorilista. Palermo che si prepara per la delicata partita di lunedì nel posticipo contro l'Empoli. Iachini ha in mente questa formazione da opporre all'Empoli: Sorrentino tra i pali, Terzi, Andelkovic e Muñoz in difesa, Vitiello, Bolzoni, Verre, Maresca e Morganella nella zona mediana del campo, e poi in avanti Hernandez e Lafferty. Per tutte le altre notizie, stadinews.it.